Io mi chiamo Pasquale Natuzzi e ho cominciato questa bellissima avventura che è quella del gruppo Natuzzi nel 1959. Ero molto giovane, alla mia età si diventava grandi anche quando si era piccoli. È stata una storia di successo perché è nata in un'area povera dell'Italia, nel sud dell'Italia, dove i cittadini del luogo l'unica maniera per vivere dovevano emigrare, andare in altri paesi a lavorare, quale la Germania, la Svizzera, anziché il Canada. Con lo sviluppo della mia azienda in Puglia, nel sud dell'Italia, io ho consentito ai cittadini di quel luogo di ritornare dall'estero e congiungersi con le loro famiglie. E sono riuscito, insieme a loro evidentemente, a generare ricchezza nel territorio e con grande entusiasmo e passione abbiamo lavorato tutti insieme e siamo riusciti a diventare la più grande azienda al mondo nella produzione di divani in pelle. Ci siamo anche quotati alla borsa di New York nel 1993. Noi siamo un'azienda etica, un'azienda trasparente, un'azienda che rispetta le leggi e la legalità. Abbiamo 7.000 dipendenti, siamo un gruppo globale e gestiamo tre marche. La marca Natuzzi, che è l'alto di gamma, che ha negozi in tutto il mondo e si rivolge a una clientela matura, una clientela che ama l'armonia. Perché la nostra marca progetta e disegna mobili per la casa, per i clienti, che possono scegliere in una varietà di colori, di rivestimenti, di legni e di modelli in grado di soddisfare i bisogni del cliente per farlo sentire il re o la regina della propria casa. Noi inseguiamo il bello, io personalmente ho sempre inseguito il bello nella mia vita perché io sono certo che la bellezza rende felici e rende felice anche me perché ogni volta che io insieme ai miei collaboratori creiamo un oggetto nuovo, lo creiamo con passione, alcune volte richiede tempo, però quando si completano questi oggetti per noi rappresentano delle opere d'arte e quindi ci rendono felici. Ma poi la felicità maggiore noi la viviamo quando ci rendiamo conto che rendiamo felici i nostri clienti. Questa è un po', ecco, la Natuzzi.